I'm in Spilamberto, and this is the Italian Affair. Spilamberto is a small town very close to Modena. Even here, ancient history and deep traditions. But first of all, Spilamberto is famous for the traditional balsamic vinegar and the nocino, a very special liquor, if you want it perfect. The fruit to make it has to be harvested only one night a year. Le origini del nocino modenese sono origini antichissime. Pensate che qua a Modena quasi tutte le famiglie ancora adesso hanno sia una produzione personale di nocino sia una produzione personale di aceto balsamico tradizionale. Ma in realtà, oltre alle singole famiglie, un grande impulso alla produzione del nocino è stato dato dalla categoria dei farmacisti, i quali dal 1700 in avanti producevano personalmente del nocino, perché essendo il nocino un digestivo, quando qualcuno si presentava in farmacia dicendo ma ho un po' di male allo stomaco dovuto al fatto che la cucina modenese proprio non era e non è ancora adesso così light, ma anzi è abbastanza carica di grassi, loro somministravano un po' di nocino. Quando si parla di nocino, non tutti sanno che la ricetta del nocino è una ricetta molto particolare che richiede estrema pazienza. Perché questo? Perché anche se gli ingredienti apparentemente sono molto semplici, quindi dell'alcol, dello zucchero, dei malli, quindi delle noci verdi, in realtà il tempo è la panacea per fare un buon nocino. Poi non nascondo che come presidente dell'Ordine del Nocino, raccogliendo veramente tantissimi campioni familiari, ho anche parlato con tanti piccoli produttori che hanno i loro segreti, che naturalmente non mi diranno mai. Che cos'è l'Ordine del Nocino Modenese? È una cosa molto particolare in ambito italiano e non solo, perché è un'associazione senza scopo di lucro che nasce esattamente 40 anni fa, il 21 ottobre del 1978. E nasce per la volontà di queste signore, hanno voluto preservare la ricetta del nocino, ma soprattutto tramandarla anche ai giorni nostri. E queste signore non erano altro che le mogli dei soci fondatori della consorteria dell'aceto balsamico. Poi mi sono anche chiesta come mai io sono approdata qua e come mai tante donne sono approdate qua. Ho trovato un filo comune, cioè che siamo tutte un po' streghe, perché il nocino era il liquore preferito dalle streghe. Il nocino si fa nella notte di San Giovanni. Si aveva paura che le streghe, essendo ghiotte di noci e anche di nocino, venissero a rubare i malli. E quindi nella notte di San Giovanni si raccoglievano molti malli per poter produrre il nocino. Ecco la ricetta del nocino modenese e soprattutto spero che tutti voi che ci state guardando la possiate utilizzare. Allora, un litro di alcol buon gusto a 96 gradi, un chilo 200 di zucchero, a seconda se il nocino piace più o meno dolce. E quanti malli? Beh, un chilo di malli e sono 33-35 malli. Mi raccomando il numero dispari, perché il nocino è il liquore delle streghe, quindi per farlo venire buono non potete mettercene 34, ma solo 33 o 35. Che cosa fate? Allora, tagliate in quattro questi malli, li mettete in una boccia di vetro e ricoprite il tutto con dello zucchero. E coprite e chiudete questo vaso di vetro con un tappo di sughero. Questo composto va messo al sole 2 giorni, dopodiché va aperto e ci va messo dentro che cosa? L'alcol, quindi 1 litro di alcol buon gusto e se volete un po' di spezie. Noi come Ordine del Nocino vi consigliamo 2 tipi di spezie, pochissimo chiodi di garofano, proprio un unico chiodo di garofano e un po' di cannella, poco è già troppo, questo è il nostro modo di considerare le spezie. Dopodiché che cosa succede? Succede che questo composto va messo al sole e va lasciato fino ai primi giorni di novembre. L'Ordine del Nocino non vi dirà mai quando è che lo dovete filtrare, perché ogni famiglia ha il suo rituale per filtrare il nocino, però mi raccomando utilizzate dei pannocarta resistenti e che vi venga un nocino dove non ci sono dei corpi in sospensione. Dopodiché lo potete conservare in bottiglie di vetro rigorosamente senza al buio, oppure lo potete conservare all'interno di botti. E i legni che noi utilizziamo sono il legno di rovere, il legno di castagno e il legno di noce.
abbiamo una predilezione per quello che è il legno di rovere. Noi consigliamo di berlo l'anno dopo e il giorno della vigilia o il giorno di Natale, in modo tale che dopo i nostri pranzi luculiani fatti a base di maiale, il nocino sia la degna conclusione di un pranzo modenese. Nocino is very good. I'm sure if you try, you can make it too. Do you have any walnuts?